Vediamo adesso l'esercizio numero 5 che è molto simile al 4, c'è sempre l'aria, 0,80 ml d'aria in una siringa tappata. Temperatura iniziale 0 gradi centigradi come prima, viene poi raffreddata. Prima veniva scaldata l'aria, adesso viene raffreddata in un freezer fino a meno 18 gradi centigradi. Quale sarà il volume finale dell'aria nella siringa? Questa è la situazione fisica, la siringa, l'aria sta qua dentro sotto al pistone, viene raffreddata e il volume diminuisce. Il volume iniziale è importante che sia 0 gradi centigradi, è 0,80 millilitri. La formula è la stessa di prima, quindi per calcolare le variazioni di volume. Il coefficiente di dilatazione termica di volume dei gas, indifferentemente da quale gas è, vale per tutti i gas, vale anche per l'aria, è il valore che dicevamo prima, 1 diviso 273 Kelvin. Delta T, la variazione di temperatura, è negativa, meno 18 Kelvin o gradi centigradi è lo stesso. Questo calcolo porta 00527 millilitri, circa 005 millilitri. Quindi il volume, qui ho scordato il segno meno, quindi meno 005 millilitri è la diminuzione di volume. Siccome la domanda è il volume finale dell'aria, dobbiamo prendere il volume iniziale e togliere questi 005 millilitri. Quindi 0,80 millilitri meno 005 millilitri fa 0,75 circa. E infatti ecco lo 0,75 millilitri, volume finale dell'aria nella siringa.